I tempi cambiano e bisogna che anche i sistemi fiscali si adattino. Rispetto a sistemi fiscali, intanto ereditati dal passato, perché l'infrastruttura di questo sistema è di molti anni vecchia, dall'inizio degli anni 70, poi aggiornata con l'IRAP, ma anche rispetto a un sistema fiscale nato, immaginato poi per la globalizzazione, direi che i tempi sono cambiati e questa riforma che proponiamo si basa proprio su alcune cose che abbiamo imparato dalla crisi. Secondo me, alla fine, la vera proposta è quella di detassare, premiare fiscalmente gli utili reinvestiti. Reinvestiti vuol dire nell'azienda, naturalmente, soltanto con gli investimenti si fa crescita, si fa innovazione, si fa tutto quello che serve all'impresa. Premia i piccoli, non dimentichiamoci che l'Italia è un paese di piccole e medie imprese, oltre che di alcune eccellenze ovviamente di grandi dimensioni. Attenzione all'imprenditore come persona fisica. I benefici saranno un carico fiscale decisamente minore se investi e fai investimenti di tipo reale. In più c'è anche un capitolo sui rapporti cittadino-fisco, perché anche quelli devono ovviamente adeguarsi coi tempi, coi nuovi mezzi digitali e così via. Sicuramente posso dire che la riforma è figlia dei tempi, anzi li anticipa. L'amministrazione americana ha fatto una riforma che andava un po' su questa linea, premiava il rimpatrio delle attività, premiava l'investimento e così via. Una riforma per mettere l'America al primo posto. Guardi, cambierà tutto. Non solo la fiscalità, dove i big data, cioè le informazioni diffuse, eccetera, ti permetteranno di operare senza elusioni, senza buchi e così via, ma è proprio l'attività commerciale, industriale, produttiva che cambieranno e simmetricamente anche quella fiscale.